Ma sta pensando di gettare la spugna? No, non si tratta di cercare la spugna, è che talvolta invidio coloro che hanno avuto il coraggio di andare via, insomma, questo è un modo di vivere difficile. Parole rotte dal pianto di chi, dopo l'ennesimo attentato, quasi non ce la fa più. Lui è uno dei 17 soci della Cooper Poro di Rombiolo, bersaglio di numerose intimidazioni. Le ultime due, nel giro di meno di 24 ore, sono state messe a segno a Mileto, in due diversi cantieri dove l'impresa edile sta eseguendo i lavori di installazione delle isole ecologiche per conto del comune. Giovedì mattina, davanti al cimitero della frazione Paravati, gli operai hanno rinvenuto una bottiglia con del liquido infiammabile. Il giorno seguente, davanti al cantiere di Mileto, sono stati rinvenuti alcuni proiettili. Anche in questo caso è scattata la denuncia ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. È la cinquantesima intimidazione da quando l'impresa ha aperto i battenti. Per i soci dipendenti, l'ennesima batosta, difficile da mandare giù. Però insomma, voglio dire, mentre molte aziende del settore dell'edilizia, sia a livello territoriale che a livello nazionale, diciamo, hanno chiuso i battenti, insomma, noi resistiamo, insomma, Nonostante la crisi e nonostante gli attentati. resistiamo, cerchiamo di. Cristina Iannuzzi per l'ACNews 24.